Rafforzare il controllo dello Stato nelle terre dei fuochi, ciò attraverso nuove assunzioni di agenti delle forze dell'ordine ed il potenziamento di quelli già impiegati. È quanto emerso alla fine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, svoltosi nella sede vescovile di Acerra, uno dei territori maggiormente flagellato dallo sversamento illegale di rifiuti e dall'inquinamento. Sono infatti 930.000 i fondi stanziati per la città di Napoli e 570.000 quelli per la provincia di Caserta. Alla riunione presieduta dal prefetto di Napoli Michele Di Bari e da quello di Caserta Giuseppe Castaldo hanno preso parte anche i sindaci dell'area nord, procuratori del Tribunale di Napoli Nord, vertici delle forze dell'ordine, gli attivisti dei comitati civici e il vescovo di Acerra Antonio Di Donna, il quale si è detto dubbioso sulla possibilità di effettuare le bonifiche. Il Ministero dell'Interno innanzitutto ha stabilito che comuni dell'area di Napoli, di Caserta, possono assumere delle persone da parte dei comandi dei comuni per la polizia locale, finalizzati a questa attività. Possono essere erogate ore di straordinario in più. C'è la necessità di coordinare tutte le forze in campo e c'è anche la necessità di stabilire determinati obiettivi prioritari. Tutto questo oggi è stato fatto in un'unica azione e insieme noi andremo avanti perché, come dire, questa attività possa essere sempre più incisiva è finalizzata alla soluzione del problema. Le bonifiche non sono partite, di fatto sarà molto difficile, sono onesto, non vorrei essere più ottimista, ma le bonifiche credo che chissà se si faranno.